Il coordinatore di questa giornata per l'ospedale vecchio è Andrea Mora di Leggere tra le ruspe. Il significato di questa giornata? Allora, l'idea di questa cosa è nata qualche mese fa. E volevamo sensibilizzare la cittadinanza riguardo al tema della biblioteca civica, che è da ormai 10 anni in stato di mancanza di manutenzione ordinaria. Ci sono delle situazioni all'interno della biblioteca civica che devono essere sistemate urgentemente. Abbiamo studiato la situazione nelle altre città vicine, Modena, Bologna, Carpi. Abbiamo visto che ci sono molti investimenti, per esempio Cavriago, che di recente ha aperto una biblioteca molto bella. E ci rendevamo conto che qui da noi invece tagliavano i servizi e lasciavano andare le cose in stato di abbandono. Allora abbiamo cominciato a raccogliere un po' di informazioni, abbiamo cominciato a fare delle foto e a cominciare a dire la nostra su quello che sta succedendo. Poi la biblioteca civica fa parte dell'ala settecentesca dell'ospedale vecchio. L'ospedale vecchio è coinvolto in una procedura che si chiama project financing, molto discutibile, molto discussa, e attualmente è un punto fermo. Ci sono delle indagini della Procura della Repubblica, ma noi sosteniamo che debbano proseguire serenamente. E all'interno di questo posto ci sono tante realtà ancora. Ci sono i fondi dell'archivio di Stato rimasti, c'è la cooperativa sociale Girasoli, c'è il circolo Aquila Longhi e la videoteca intitolata Lino Ventura. Ora, noi crediamo che questo posto debba rimanere interamente pubblico e debba qualsiasi intervento di restauro rispettare il suo ruolo, il suo valore sociale, storico e culturale. Ci hanno sempre raccontato delle gran storie sulla più bella biblioteca d'Italia, su tanti progetti faraonici, e poi non si sono rivelati nient'altro che polvere negli occhi per coprire delle speculazioni. A questo punto ci siamo trovati insieme ad altri gruppi, ad altri comitati, e abbiamo coordinato tutti insieme al Linux User Group, che ha fatto una proposta per i sistemi informatici della pubblica amministrazione, visto che la cosa è nata dalle biblioteche, ci sono 3 computer e basta in biblioteca, accessibili al pubblico per internet, e poi ci sono un gruppo di altre persone che hanno costituito una cosa che abbiamo chiamato provvisoriamente l'ambulatorio dell'ospedale vecchio. Bene, varie competenze, varie sensibilità, avvocati, giornalisti, singoli gruppi che si sono provati a fare questa prima iniziativa, che vorrebbe riprendere possesso idealmente di questo posto. E l'idea è non di raccontare come la vediamo noi alla gente,